La storia del CSB Lidia parte nel 1966. Ovviamente, come tutte le cose, un gruppo di amici mette insieme questo sodalizio. Per cui sono 44 anni di attività ininterrotta, che ne fa per il territorio italiano forse il sodalizio più vecchio in assoluto. CSB nel corso degli anni ha avuto un'evoluzione, ovviamente. Si parla anche del cambio dei biliardi. Siamo partiti con i biliardi e con le buche, siamo passati nel 1985 con gli internazionali. Lo spartiacque, possiamo chiamarlo Piero Rosanna, perché nel momento in cui lui vince i campionati del mondo comincia l'era nuova del biliardo sportivo. Adesso gioco una palla di prima sulla la biglia bianca, sulla gialla, la bianca salta il castello e poi carambola a 5 sponde il pallino e l'altra dovrebbe far filotto. Sì. Ho iniziato a giocare a biliardo nel lontano 1959, no? Quindi avevo circa sui 14 anni e ho iniziato a giocare all'oratorio San Filippo Neri, che c'è ancora. E lì c'era un prete che purtroppo i ragazzi non li faceva giocare a biliardo, e io giocavo di sfuggita quando lui non c'era, no? E quindi piano piano poi mi sono messo con delle persone che andavano in certi locali e dicevano ma sì, ma giochi bene, perché non vieni con noi, facciamo qualcosa, e mi sono messo a fare appunto le prime manifestazioni che si facevano in provincia di Varese. Visto che giocavo abbastanza benino, negli anni 62, 63, 64 ho iniziato a fare i primi campionati italiani e da lì è nata tutta una storia per quanto riguarda fino al 2010. Posso dire che il primo campionato italiano l'ho vinto nel 1975 e poi gli altri 4, 83, 89 a seguire. Poi c'è stata questa mia fortuna di vincere delle selezioni per andare ai campionati del mondo, di cui ne ho fatti 10 di questi campionati del mondo, tra cui 1, 2, 3 in Sud America e poi il resto erano in Italia, Spagna e Svizzera. E di queste 10 partecipazioni ho avuto l'occasione di vincerne 2. E diciamo che il primo, che è stato nel 1985, che ormai sono 25 anni, io non ero il favoritissimo di questo campionato del mondo. Però con la mia tenacia, la mia forza, cercavo di mettercela tutta per arrivare in fondo, fino a che sono arrivato alla finale con un argentino che si chiama Miguel Borelli, che vive in Argentina, e era il campione del mondo in carica in quel momento, che l'aveva vinto nell'83 a Marco Juarez in Argentina, e lì dopo questo sbalzo uno dice ma sei stato fortunato perché questo e quell'altro, cioè nell'anno 1987 rifanno il campionato del mondo a Milano al Castello Sforzesco e lì purtroppo io ho avuto un problema fisico che per andare in semifinale ho avuto un problema renale con dei calcoli renali e poi nel susseguirsi nell'anno 1992 ho vinto l'altro. Con Piero Rosanna facciamo il salto di qualità vero e proprio, cioè cominciano ad arrivare titoli, 2 titoli mondiali, 4 campionati italiani e noi continuamente abbiamo questo aumento anche di gente. Nel 92 tocchiamo l'apice perché entra la BMA, che è il biliardo professionistico, dura poco, però ci dà la possibilità di farci conoscere a livello nazionale. Qui le biglie sono molto vicine, no? Noi la chiamiamo una frustata, in francese è una fouetté, quindi è difficile far retrocedere la palla bianca verso il pallino e l'altra poi si sviluppa qualche birillo sul filotto. Vediamo. Quando ho iniziato con le solite, una volta le chiamavano le fraschette o le vaula, che erano di stecca intera, di legno e cose del genere. Poi negli anni 1979 in poi è subentrata un'azienda di Torino che era la Riva SKF, che ha iniziato a fare le stecche metalliche.
E da lì c'è stata un'evoluzione per quanto riguarda il metallo fino all'85-86. Dopo l'85-86 sono nati ricerche su ricerche, anche quelli che costruiscono le stecche, sono subentrati questi materiali un po' composti che sono come dal carbon legno al Kevlar, al carbonio. Oggi come oggi io sto usando una tre pezzi, no? Diciamo che può essere una cosa, non dico forzata, perché diventa una comodità. La stecca migliore, come logica, dovrebbe essere quasi sempre una due pezzi, per logica, perché la stecca deve essere divisa al 50%. Oggi come oggi, purtroppo, però, l'evoluzione, le cose, uno cerca di adattare la stecca con il puntale fatto in un certo modo, il cono fatto in un certo modo, il manico... per avere anche più stabilità nel gioco, no? Più la stecca rimane col puntale corto, più va dritto, più è lungo, più va storto. Adesso la bianca sempre sulla gialla, la gialla dovrebbe entrare, fare un traversino, noi lo chiamiamo traversino di prima, la bianca poi all'interno, sempre a girare la carambola sulla biglia rossa. Per quanto riguarda il CSB, noi tutti gli anni costantemente facciamo dell'attività che è quella che ci viene fornita dalla Federazione Sportiva di Biliardo, per cui riguardano gare regionali, gare provinciali, campionati a squadre, e i risultati quest'anno sono risultati abbastanza buoni, perché abbiamo avuto due campioni provinciali con Luigi Ferrario in terza categoria e Maurizio Ravasi in seconda categoria, e un secondo in un campionato a squadre regionale con una squadra di prima categoria, che è un risultato abbastanza buono se consideriamo che ci sono 100 e passa, come dire, società e regione, proprio era veramente un grande risultato. I colpi naturali sono, vabbè, le palle di prima, nel senso lo sfaccio, il raddoppio, il giro, però io sono abbastanza un perfezionista che mi piace più la sponda che forse la palla di prima, ecco, perché mi si addice di più, cioè non sono un attaccante nato, quando c'è da attaccare attacco, però sono più difensivista che attaccante, ecco. Una frustata, la bianca a scorrere per tutto il biliardo dall'altra parte, l'altra vediamo se fa qualche birillo. Ovviamente con il cambio del biliardo, passando dal biliardo con le buche al biliardo internazionale, è subentrata una maggior conoscenza, anzi una richiesta di maggior conoscenza. Cioè il diamante, questo rombo che noi vediamo sulle sponde, è stato quello che ha determinato la svolta di conoscenza del gioco. Al di là di quello è cambiato veramente l'approccio dei giocatori verso la gara, mentre prima era veramente un passatempo, adesso sta diventando, chiamiamolo, una semiprofessione, ma professione nel senso di professionale, l'approccio del giocatore per la manifestazione. Giampiero Rosanna è 5 anni che gioca per la Svizzera e termina questo quinquennio, lo termina al 20 di settembre, quindi dal 20 di settembre ritornerò a giocare con l'Italia, quindi secondo me penso di poter fare ancora qualcosa a livello nazionale. Adesso io ho appena fatto un Swiss Open a Berna la scorsa settimana e ho perso la finale. Mi dispiace non dirvi ho fatto primo, però siccome ho fatto 3 Swiss Open e ho fatto 3 volte secondo, se vogliono chiamarmi Gimondi ci sono. La gialla parte su quella sponda lì, dovrebbe fare i birilli. Questa, dopo aver colpito, salta i birilli e dovrebbe rifare pallino da 4 al ritorno. La cosa più sentita è sempre stato il primo campionato del mondo, perché sì, il secondo è una bella cosa perché si arriva a eguagliare quello che era stato fatto, però il primo è sempre quello che si ricorda di più, come in tutte le cose, no? È stata un'esperienza che fa venire le lacrime agli occhi, basta.